Buona, buona. Azione! Oppipolla è un cortometraggio ed è un cortometraggio che nasce dal mio incontro con due persone che hanno voluto condividere la loro storia e mi hanno chiesto proprio loro di portarle sullo schermo con il fine di poter sensibilizzare su tematiche così importanti come quella appunto della violenza sui minori e degli abusi sui minori e quella della transizione. Sono approcciato a questo personaggio con molta, come si vuol dire, con i guanti. Ho fatto un percorso molto lungo e di preparazione, ho dovuto creare un qualcosa dentro di me che magari già c'era ma non sapevo che fosse lì. E è stato un periodo molto lungo, è stato un lavoro molto lungo, molto faticoso. Siamo lì, inizia a calmarsi la situazione, Pier mi guarda e mi fa: hai un monologo pronto? E in che senso, scusami, cioè ho iniziato tipo a tremare, ho avuto l'ansia. E fa: sì, perché ti vorrei provinare. E in che senso provinare? Quindi devi aspettare che lui muoia? No, scusate raga. È arrivato una sera fuori dall'accademia e mi fa: ti devo parlare, siamo stati nelle panchine di Suba Augusta, mi ricordo, dove Pier mi ha consegnato in mano il copione di Oppipolla, mi ha spiegato per la prima volta insomma che cosa fosse tutto il progetto e mi ha chiesto se volessi insomma salire su questa, in questa avventura insieme a lui, su questa montagna russa. Molto ovviamente sulle indicazioni che mi ha dato Pierre, per poi inserire la mia personale visione del progetto e in particolare una forte impronta, possiamo dire pop volendo, nel senso ovviamente abbiamo una palette tenue con colori pastello perché così ce l'ha richiesto, però comunque i personaggi sono tutti abbastanza moderni, un po' street diciamo, dalla strada. Il progetto di Oppipolla è stato molto complesso fin dall'inizio, sia fare l'operatore che gestire la luce è stato complesso perché avevamo molte difficoltà in quanto le scene erano tante al giorno e è stato molto difficile, ma per fortuna con Pier abbiamo fatto un lunghissimo lavoro di prep, di per lavorazione, nel quale abbiamo lavorato sulle inquadrature, sulle intenzioni, sulla luce, su quello che dovevamo girare, come dovevamo girarlo, quindi poi andare sul set e sapere già tutto il mood con cui dovevamo affrontare le riprese mi ha agevolato molto il lavoro sul set. Oppipolla ha un anno di preparazione e abbiamo iniziato a raccogliere fondi tramite un crowdfunding, abbiamo incontrato altre persone che comunque hanno fatto la transizione, che hanno raccontato la loro esperienza. Sono le 20:45 del 2 febbraio 2021. Siamo appena usciti dal centro Libellula.
Io e Pierre abbiamo due tipi di relazione, di lavoro e di una grande amicizia. Lavorare con lui è sempre molto bello, sempre molto interessante, sempre molto stimolante soprattutto. È una persona poi estremamente empatica, una persona estremamente comprensiva e soprattutto una persona estremamente capace. È davvero grande in quello che fa. Devo dire che lui è stata una scoperta, perché lavorare proprio insieme a lui, facendo le prove, mi ha veramente fatto conoscere un mondo completamente diverso di questo meraviglioso, insomma, ambiente che non avevo ancora esplorato. Grande applauso a tutti noi che abbiamo finito il film!